Quando, scusa, l'economia è un'economia di guerra, è un'economia di combattimento, è un periodo di battaglia, di durezza, un periodo in cui ci sono, si ridanno colpi e si ricevono colpi, allora una pausa di ristoro della sessualità può dare la speranza, capisci? Intanto far riposare e ricostituire le forze mentali e corporee, dirette verso il rapporto. Cioè, se io sono logorato, io non voglio più nemmeno sentirla parlare o sentirlo parlare. Un problema che sta sfiancando, sta sfilacciando. Ecco questo termine, immaginate, si usa questo termine quando si parla di tendini che sono danneggiati. I tendini danneggiati si sfilacciano un po', perdono una parte della struttura. Un rapporto si sfilaccia, ci tiene, il tendine tiene ma è sfilacciato. La sessualità può dare nuove fibre, capite? Poi in quel momento dare una sostanziosità, irrobustire, diciamo far tenere il tendine, far tenere il rapporto. Va bene, non basta però intanto che tenga e non si rompa, perché i tendini arrivano a volte a rompersi all'improvviso. Perché ci sono delle coppie che hanno la parte della condivisione sessuale molto forte. Cioè vuol dire sono coppie che si sono selezionate per un appeal speciale e per una capacità di sintonia sessuale che è fuori dal comune. Ecco, in quelle coppie la sessualità diventa un farmaco quasi, una medicina. Diventa qualcosa che salva, qualcosa che dà ristoro e protegge il rapporto. Io fin da ragazzo ho capito che era una speranza di gioia la sessualità. Una speranza di... Io direi, userei il termine gioia, perché la gioia è una forma di piacere, se vogliamo, spirituale. Il piacere, termine proprio in senso stretto piacere, è una forma di gioia corporea, posso dire. E quindi non è da sottovalutare, è la parte, noi una volta facemmo nel lontanissimo, dunque 1979, partecipavamo a un congresso a Montreal, in Canada. Allora io ricordo che lì portavamo una ricerca su un numero di casi enorme, perché studiamo il comportamento sessuale delle persone depresse e abbiamo scoperto che alcuni, non una parte molto elevata percentualmente, potrebbero essere 10-15%, quando erano depressi aumentavano la sessualità. Che sembra assurdo. Sembra un paradosso, però erano quelli che prima della depressione avevano tanta armonia col partner, capito? Tanta sintonia, tanta fonte di gioia e di piacere, di gioia e di piacere fisico. Sapete, il corpo e l'anima, il corpo e la mente, diciamo, adesso ma usiamo il termine anima che rende idea, perché l'anima ha a che fare col concetto di vita, la nostra vita, la vita dentro il nostro corpo è pronta a risuonare per la felicità del corpo con la felicità dell'anima, non so se capisci. Quindi è una roba di altissimo profilo che dura, produce tante endorfine, tante, chiamiamole così, morfine naturali per capirci, tante sostanze che danno benessere, che danno pace, che danno conciliazione con la realtà, con la persona che è lì con noi, con la realtà e con il luogo dove queste due vite vivono insieme. Quando questo amore, questa sessualità, diciamo, viene a prendere il centro della scena, perché le persone si amano, e guardate bene, e noi lo diremo, lo ripeteremo, le parole sono parole, gli atti sono atti. Fai bene la parte del corpo, che la parte del corpo mossa con grazia e armonia e sintonia chiama poi, invita la parte dell'anima, del partner, ad avvicinarsi, a sbilanciarsi, ad avventurarsi in questo avvicinamento a noi. Guardate che, ragazzi, amici del canale, amici non iscritti, ho visto che molti vedono il canale e non sono iscritti, quindi magari iscrivetevi, magari poi dopo mettete pure
cliccate sulla campanella così vi arrivano tutti gli aggiornamenti, ecco, e potremo continuare una qualcosa che può portare una vita più sana, più forte, più bella e più capace di resistere anche ai venti, quelli forti che in certe circostanze della vita, di fronte alle prove più dure, possono alzarsi questi venti. Ecco. I venti si alzano, ma niente paura, la casa è solida. La casa è fondata sulla roccia. Se noi conosciamo bene quali sono, capite, i fondamenti della forza di una unione e di un rapporto. Noi abbiamo un problema solo in questo mondo di oggi. Vedi, faccio le mani così. In questo mondo di oggi abbiamo un problema di conoscenza che dobbiamo acquisire. Noi dobbiamo imparare. Dobbiamo imparare dalla perfezione che ci riguarda e che ci circonda. È tutto fatto in modo tale che si può salire fino in cima, fino in vetta. Qual è il posto più alto della Terra? In cima al Monte Everest. Noi abbiamo il Monte Everest a portata di mano, non c'è bisogno di fare lunghi viaggi, di spendere cose terribili, così per avere quelle emozioni. Noi abbiamo i nostri cuori, nostre anime, noi abbiamo le nostre città, abbiamo le nostre collettività, abbiamo le nostre famiglie, abbiamo i nostri rapporti. Non c'è bisogno di... possiamo salire in vetta, possiamo fare esperienza di vertice. Ecco, non è la prima volta che noi tocchiamo questo, ma dai, impariamo, dai. Mandate domande dentro i vostri commenti. Dai, dai, che ne ho viste di cose che vorrei trasmettervi e condividere.